tutti ragazzi, qui è Mago e sono in compagnia di Ribbo, bella a tutti ragazzi. e oggi siamo qui con il mio speciale 1000 iscritti. Ho raggiunto finalmente questo traguardo, ci sono voluti più o meno 3-4 mesi. Sono molto contento e devo ringraziare soprattutto a tutti voi per il supporto che mi avete dato, per ogni mi piace, ogni commento e ogni visualizzazione che donate al mio canale ogni volta. Il gameplay che state appunto guardando è una doppia linea bomba fatta su, mi sembra, Retreat, adesso non mi ricordo appunto la mappa, fatta con il ball ed è appunto una doppia equivalente. E Ribbo, dici qualcosa tu? No, vabbè, innanzitutto sicuramente adesso spiegheremo perché sicuramente sono io qua, visto che la maggior parte della community sa che noi due ci odiamo a morte. E niente, comunque veramente mi congratulo anch'io con Mado per diciamo il traguardo raggiunto. E niente, quindi niente Mado, iniziate a dire tutto così poi magari spiego anche io. Sì, appunto abbiamo deciso di fare questo video assieme anche per diciamo calmare un po' le acque con il GTF, che diciamo abbiamo litigato, no? Si può dire così, ci siamo un Sì. po' messi i bastoni fra le ruote a vicenda e diciamo che è stato un clima che adesso è tutto risolto. Scusate il linguaggio un po' confuso e niente. Nulla, adesso però cioè, andiamo d'accordo e quindi diciamo Quindi niente. niente, ci sono alcuni membri che continuano, però io li sto ignorando e quindi nulla, cioè loro possono continuare a fare quello che gli pare, l'importante è che nulla, non so ragazzi cosa sto dicendo. Ok, passa la Ok, parola direttamente a me, così magari dico vai, quello che è dici qualcosa. successo, se magari non ti disturbo. Vabbè, allora in poche parole lo racconto, no, Manu? Sì, Posso? racconta tutto. Posso? Ok, allora, praticamente niente, appena entrato Mado, allora iniziamo con dire che nella votazione di Mado per farlo entrare, perché oddio Atomico incontrato in lobby, scusate ragazzi, sto a giocare. Allora, praticamente culo, praticamente stavamo a fare la votazione, io non ho partecipato alla votazione di Mado, non perché non lo volevo, ma perché non lo conoscevo, e da lì già mi sembrava abbastanza strano, visto che io la maggior parte dei Comstomper italiani li conoscevo tutti. E comunque vabbè, una volta entrato, già dal nome Madonnino, ragazzi, potete immaginare che tipo che è. E quindi niente, dopo che posso dire, settimana no, dopo un qualche giorno abbiamo iniziato a controbatterci a vicenda su alcuni argomenti che ovviamente sono delle cazzate, tipo gameplay su AV, se facevano più visual dei gameplay di BO2, visto che io gioco solo a BO2, e così via. Vabbè, fatto sta che ci siamo andati sul cazzo in una maniera scandalosa, e ogni volta che qualcuno apriva bocca, o io o lui, l'altro aveva da controbattere, da rimetterci in bocca, ecco, sempre così. E quindi un giorno mi sono veramente incazzato con Madonnino in una maniera assurda, perché non solo diciamo, non rispettava me nel senso buono, ovviamente, perché poi non gli prego quello che vuole, ma anche perché prendeva in giro magari gli altri clan. Noi non capivamo che lo faceva per scherzo, però prendeva in giro in modo buono i clan nei commenti, e quindi i ragazzi lì non ci ho visto più, sono andato da Lori, ho detto proponiamo sta cosa per cacciare Madonnino, e quindi è stato così. Comunque, fatto sta che successivamente alla sua uscita del clan ha iniziato a scrivermi. Lo volevo bloccare all'inizio, ho detto vabbè, non facciamo cagate, e quindi siamo messi a parlare. Alla fine abbiamo scoperto che non siamo così tanto diversi per quanto riguarda il carattere, cioè abbiamo due caratteri scontrosi, tutti e due proprio scontrosi, ragazzi, perché in una maniera assurda, voi nemmeno potete immaginare che guerre che facciamo là dentro. E quindi niente, adesso veramente mi sono accorto che, oltre a avere i gameplay, perché è un ottimo player Madonnino, niente, come già detto, anche come carattere più o meno è uguale a me, ci capiamo subito, diciamo, ci intendiamo, anche per chi non dovrebbe stare nel clan, no? Senza fare nomi, perché sennò poi ci insultano, già arriveranno i dislike, perché magari risulterò come uno ipocrita che fa così. Comunque io sono dell'opinione che la seconda possibilità si può dare a tutti, e così è stato. Infatti Mado credo che sia, diciamo, non cambiato, perché ovviamente è sempre lui, però ha capito, diciamo, ha capito tutto, e niente, io lo sopporto adesso, cioè non mi dà nessun problema, visto che abbiamo risolto i nostri disguidi, e niente, credo di aver detto tutto. Sì, adesso cioè, tu hai detto diciamo quello che è successo per te, la maggior parte delle cose sono vere, però cioè, oltre a queste ci sono altre cose,
che non sono state dette, ovvero che già prima di proporre appunto la mia uscita, io stavo già pensando di uscire appunto perché nel clan di Ribor si può dire stavamo prendendo un po' tutti, no? Cioè, erano arrivate proposte di prendere gente, Sì, c'è gente diciamo che ridicola. io non ero d'accordo, infatti poi alla fine non li avete presi, no? No, Tipo alcuni non sono Zeddalore, stati presi, sì, altri stanno ancora in attesa, perfetto. Io diciamo. appunto per questi motivi, diciamo, mi ero un po' distaccato dal clan perché si erano fatte riunioni su Skype e allora non mi si ascoltava e allora, diciamo, lì ci sono un po' rimasto male e sì, mi sono comportato male anch'io di sicuro. Ho fatto un po' il, diciamo, il birbantello e allora poi Diciamo che la colpa però è di tutti e due, senza sì. togliere colpe a nessuno, perché sennò magari se passo dalla parte di quello che c'ha sempre ragione, quindi ammetto le mie colpe. Sì, poi alla fine, cioè, io tornando indietro e adesso conoscendoti come ti conosco adesso, penso che noi andremo molto d'accordo con insieme nel clan, no? Lo pensi anche tu Sì, questo? adesso sicuramente sì. Ok, comunque ragazzi, nulla. Come avete visto adesso con Ribo e JTF, con Lori, con tutti quanti, diciamo, è chiarito con la maggior parte. Ci tenevo appunto a fare questo video insieme a Ribo. Vi ringrazio ancora per avermi aiutato a superare i 1000 iscritti, cioè ognuno di noi, diciamo, ha dato una mano, quindi nulla, continuate a supportarmi e ad iscrivervi. Spero che appreziate appunto questo video insieme a Ribbo e con la facecam. Come Con potete la facecam. vedere, non ho i capelli rossi, verdi, gialli come molti di voi pensano. Volevo anche aprire una parentesi a questo proposito, ovvero che i capelli colorati li ho avuti tempo fa e adesso, cioè, sono tornato alla normalità. E quindi nulla, se il video vi è piaciuto e ne volete altri così o in compagnia di qualche altro membro, non so, del GTF o qualche altro mio amico, lasciate tanti mi piace e noi ci rivediamo al prossimo video. Saluta Ribbo. Bella ragazzi, bella bella. Ciao.